Buon pomeriggio, gentili amici all'ascolto e alla visione di Telegalileo. Palla di Vittorio, quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A femminile. Di fronte alla Palla di Vittorio, la Virtus Roma e la formazione della Ternana Futsal. Pedrino dà ampie garanzie in porta. La Virtus Roma che attacca addirittura con il suo portiere, palla giocata da Lucarelli rispetto alla Ternana Futsal. Chiara Donati, pallone per Lamparo in mezzo, recupera Mugnoz, attenzione al contropiede della Catrambone, il tiro para la Cedrino, attenzione a non concedere ripartenza alla formazione avversaria. Gesichigna ancora per Amparo, in verticale per Padre Giornè, Amparo, il tiro, la parata di istinto di Mugnoz, bella comunque l'azione, la combinazione sull'asse Padre Giornè Amparo, Gesichigna, Padre Giornè, Gesichigna, ancora Padre Giornè, il tiro, palo, il palo di Padre Giornè, insiste la numero 27 rosso verde, la palla è per Gesichigna, Gesichigna attenzione, allarga per Padre Giornè, Padre Giornè, il tiro, il pallone sul fondo, è pronta Padre Giornè, fischia l'arbitro, la rincorsa, il tiro in coccia sul corpo della Scardicchio, palla per Amparo, all'indietro per Donati, verticalizza per la Dituri, il tiro e ancora la Mugnoz si salva in calcio d'angolo. Donati, Amparo, verticalizza Amparo per la Padre Giornè, il tiro ribattuto dalla Lucarelli in calcio d'angolo, si gioca ad una porta, la Catrambone è pronta a battere, la sua rincorsa, il tiro, ribatte una propria compagna, una compagna di squadra, in fallo laterale dalla parte di Donati, attenzione Catrambone si presenta da sola, la Cedrino respinge in mezzo, non passa, riparte la Catrambone, attenzione palla per la numero 3 Martinez, il diagonale sul fondo, Padre Giornè, Donati si fa vedere, si chiude, Padre Giornè in mezzo, Gesichigna il tiro e c'è il gol di Padre Giornè, Ternana Futsal in vantaggio con Padre Giornè servita da Gesichigna. Alle rossoverdi, Gesichigna, Padre Giornè, palla sul destro, ha ribattuto, va Amparo al tiro, ancora Padre Giornè, Gesichigna sul fondo, l'Amparo, 7.54 al termine del primo tempo, Gesichigna, ottimo l'appoggio per Amparo, gran gol della Ternana Futsal con la Amparo in gol, 2-0 qui alla Palla di Vittorio. Gentili amici alla visione di Telegalileo, pallone in avanti per Scardicchio, gli toglie il pallone l'Amparo, un riparo la favorisce, Amparo, palla in verso la porta, la palla messa in calcio d'angolo dal numero 8 Lucarelli, si arrabbia con le proprie compagne, esce la Olmetti, pallone intanto della Martinez, respinge la Cedrino e poi la numero 11 Scardicchio riesce a mettere in rete, 2-1 il punteggio per la Ternana Futsal. Madonna, pallone per la Gesichigna, ancora Gesichigna, splendida anche questa azione, questa è calcio a 5 per la Ternana Futsal, palla per Padre Giornè, il tiro, la Mugnoz respinge, Padre Giornè, Amparo, Padre Giornè, palla sul destro, il tiro e ancora una volta la Mugnoz mette in angolo Roma, in avanti la Muzzi, attenzione la numero 11 Scardicchio, il fondo del terreno di gioco, Donati senza commettere fallo, è inutile che la 18 la Muzzi protesti, Gesichigna, Donati, pallone per Gesichigna, Gesichigna direttamente in fallo laterale, Futsal, palla in profondità, Gesichigna di testa, Lamparo, brava, palla sul destro, in mezzo, e gol! Gol della Padre Giornè con grande giocata della Amparo. 3-1 il punteggio. Amparo per Gesichigna, palla sul destro, Gesichigna,
il tiro sul fondo. Attaccata immediatamente da un'avversaria, ma l'Amparo riesce a fare da sola un'azione, non riesce però a servire Patri Giornè. Pallone per Scardicchio, alla meglio Gesichigna che dà per l'Amparo, Amparo, palla per Giornè, e il 4-1, ancora Giornè e ancora Amparo, 4-1. Verticalizza questa volta per Patri Giornè, mantiene il possesso di palla, va al tiro, respinge la Muñoz, sì, della costruzione di un palazzetto dello sport. Attenzione, c'è la Lucarelli che dà per Scardicchio, Scardicchio in profondità per Cadrambone, la Cedrino intercetta, poi la Cadrambone di testa mette sul fondo, sembrava che si fosse fatta male. Calcio d'angolo, Gesichigna, Amparo, ancora Muñoz e Amparo mette dentro, 5-1, ma che azione! È pronta all'indietro per l'Amparo, la bordata dalla lunga distanza e ancora un angolo. Patri Giornè per Amparo, Amparo avanza, scambia con ancora con Gesichigna, avanza Gesichigna, gran palla per l'Amparo, il pallone non ha oltrepassato la linea dei porta, sbaglia l'Amparo questa volta, attenzione, non facciamo fallo. Muzzi in avanti per la Cadrambone, c'è il gol della Cadrambone, il 5-2, quindi ruba palla la Giornè, palla per Gesichigna, Gesichigna sullo stretto, Gesichigna, Gesichigna ancora, il tiro ribatte, non vuole entrare, non c'è niente da fare. Pallone per la Patri Giornè, da quando era chiusa la traiettoria e la palla torna alle romane, pallone intercettato dalla Coppari, numero della Coppari, il tiro, la parata della Muñoz, Ludovica Coppari, scandisce il conto finale il pubblico del Pala di Vittorio, la Cadrambone, in questo istante c'è il fischio finale, si va negli spogliatoi con la Ternana Futsal che vince per 5-2 questo confronto con la Virtus Roma, da 32 passa a 35 in classifica la formazione del presidente Basile, si porta a 2 punti dalla formazione romana.